Eccoci giunti alla 23ª domenica del tempo ordinario. Anche in questa domenica l'Evangelista Marco ci accompagna, ci prende per mano per farci capire come vivere la nostra vita di fede. Nel brano evangelico viene raccontato un miracolo di Gesù che guarisce un sordomuto. Il verbo aramaico che Gesù utilizza in occasione di questo miracolo, cioè il verbo effatà, che significa apriti, come ci dice il testo, ci ricorda in realtà il nostro battesimo, proprio perché nel momento in cui abbiamo ricevuto questo sacramento, il sacerdote, attraverso il rito dell'effatà, ha pregato appunto su di noi, chiedendo appunto che potessimo ascoltare la parola di Dio con le nostre orecchie e potessimo poi con la nostra bocca proclamare la fede. Ecco quindi che questo brano evangelico vuole innanzitutto farci ricordare il nostro battesimo e l'impegno che noi abbiamo di ascoltare la parola del Signore, allo stesso tempo di proclamare, professare la nostra fede attraverso la nostra bocca, ma soprattutto vuole metterci in guardia da due pericoli, quello della sordità e quello del mutismo. La sordità, innanzitutto, di fronte alla parola del Signore, che siamo chiamati ad ascoltare, a mettere in pratica, parola del Signore che molto spesso passa anche attraverso i buoni consigli che magari riceviamo, attraverso il dialogo, attraverso il confronto con i nostri fratelli e con le nostre sorelle. Ascoltare magari i buoni consigli che ci vengono dati in famiglia, piuttosto che nella nostra comunità, piuttosto che nelle nostre relazioni amicali o di lavoro, ecco che davvero diventa un modo con cui il Signore parla al nostro cuore perché possiamo uscire dal nostro egoismo, possiamo appunto non chiuderci in noi stessi, ma aprirci appunto davvero a quanto il Signore ha pensato per ciascuno di noi. Ecco che allora davvero il Signore, come ha guarito il sordomuto, ci vuole guarire dalla sordità del nostro egoismo e così dal mutismo che ne deriva nel momento in cui non ascoltiamo il Signore, nel momento in cui non ascoltiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle. Allora davvero questo sia l'augurio per questa domenica, perché possiamo essere anche noi guariti dalla nostra sordità, anche noi guariti dal nostro mutismo e così davvero attraverso non solo la nostra bocca, ma soprattutto attraverso le nostre azioni possiamo essere capaci di testimoniare l'amore del Signore. Buona domenica a tutti!